dall'anima, tanta, ma tanta emozione, e si impressiona con una fotografia che non perde mai colore. L'amicizia dispensa calore e va oltre o sentimento dell'amore, perché essa non tema confine e può durare fino all'eternità. Sì, io penso all'amicizia come una cosa rara, sì, che non si è vista mai ed è preziosa assai, sì, una rosa senza spina, un'uscita vellutata. Sì, l'amicizia è più bella è l'amore, un'anima e un cuore. Evviva l'amicizia! Evviva l'amicizia! Buonasera e benvenuti. Non potevamo che iniziare con una canzone che dice tutto, perché questa serata nasce proprio per festeggiare l'amicizia. Allora, noi siamo qui riuniti per iniziare una serie di eventi culturali dove si parlerà di cose belle, spettacolo, noi abbiamo... Allora, mi sentite? Sì, sì. Questo serve per cantare. Avevo visto le smaniali. Ma sono naturale, è netto. Riconoscere ogni cosa. Oddio, ma sono polemici questi ospiti. No, abbiamo visto. Abbiamo visto il microfono. No, non è serata di mostra questa. Non è serata di mostra, ci saranno altre occasioni. Allora, dicevamo... questi appuntamenti nascono per volontà della poetessa Marinzia, Maria Nunzia Panico, e avranno una cadenza mensile i prossimi 19 ottobre e il 23 novembre, siete già invitati da adesso. E vogliamo, dicevo, parlare solo di cose belle. Bandita la politica, assolutamente, mi raccomando. Bandita la politica. Di spettacolo, cultura, arte, quello che riusciremo a fare. E anche con il vostro intervento, quando sarà il momento, io vi darò la possibilità se volete fare qualche domanda, se volete dire qualcosa. E allora, io devo prima di tutto salutare il padrone di casa, il direttore artistico di questo bellissimo teatro, che è Pasquale Sannino, che c'è. Poi, permettetemi, perché questa è una cosa importantissima, scusate, ho messo qui un accenno agli sponsor che ci hanno permesso appunto di cominciare con questi appuntamenti, e sono Napoli senza glutine, via Egidio Velotti 85 Carra, Napoli, la dispensa del celiaco, Corso Umberto 179, Marano di Napoli, Botanic Plants, via Tavernella Masseria Totaro, Cercola, pasticceria Benedetto, Corso Riccardi 327, Cercola. Poi abbiamo... video operatore Sergio Tramma e ai fratelli De Pasquale della tipografia, litografia che sta qui di fronte. E allora, siccome l'ha voluto lei, è la madrina di questa serata, quindi facciamo fare a lei un saluto di benvenuto iniziale. Ti do il microfono. Perché si sia attento? E perché quando recitiamo, quando cantiamo, quando parliamo e quando leggiamo poesie, dobbiamo far capire bene quello che viene detto. Quindi, ecco, prego. Perché io sono buonasera. Perché io sono Scordarella, mi sono scritta qualche cosa. Oggi è un grande giorno. Inizia un'avventura molto importante per me, dedicata al mio, anzi al nostro amico poeta, pittore e scultore Ciro Borrelli,
alias Massenzio Caravita. Un uomo buono, generoso, che amava tanto dare consigli e aiuti a chi era in difficoltà. E tante volte preparava per loro serate di divertimento con le sue poesie, anche al centro diurno di Caravita. Dovete sapere che già un po' di anni fa, io e lui, insieme ad alcuni ipotetici collaboratori, volevamo mettere su degli appuntamenti pensati più o meno come questi, speciali incontri che solo oggi andiamo a cominciare purtroppo senza di lui. Tutto ciò grazie al vostro aiuto, a quello degli sponsor e alla preziosa collaborazione di Maria Aprile, artista eclettica, mamma, nonna e chi ne ha più ne metta. Non manca poi il sostegno dell'amico fraterno Pasquale Sannino, fondatore della compagnia degli Amici del Teatro, che da direttore artistico ci accoglie in questo meraviglioso gioiello appartenente alle Suore di Sant'Anna, avuto in dote dal dottor Domenico Riccardi e che è intitolato ad un mostro sacro quale Vittorio Mezzogiorno, un grande attore degli anni 70, nativo di questo comune. Ecco, dicevo, Pasquale ci ha dato l'opportunità e la fiducia di calcare queste meravigliose tavole proprio qui nella nostra cittadina di Cercola. Oggi allora ci apprestiamo ad iniziare un percorso culturale fatto di incontri con tutte le discipline dell'arte. Saranno serate spensierate che ci porteranno ad apprezzare la storia e le performance di tutti gli artisti che ci onoreranno della loro presenza. Grazie a tutti e buon divertimento. E allora, adesso il momento particolare, il momento iniziale, è giusto condividerlo, viverlo con chi è famiglia della persona che noi vogliamo omaggiare. Parleremo sempre soltanto all'inizio di lui e gli dedicheremo tutto quello che andremo a fare e a dire, però per ricordarlo dobbiamo anche ascoltare quelle che sono state un tempo le sue parole. Scusate perché anche io mi commuovo perché l'ho conosciuto. Allora, qui abbiamo Matteo, il suo nipotino. Vieni Matteo. Allora, sei pronto? Resto vicino a te, che dici? Tieni, mi raccomando, piano piano, non ti preoccupare, seppure ti freghi non c'è problema. L'importante è che noi dobbiamo fare arrivare le parole di nonno a tutti quanti quelli che stanno qua, ok? Dai. Un nonno per amico, tu che mi dici di amare? Fare un applauso. La tua saggezza per me. Un bel respiro. È bravissimo, la vogliamo leggere. Eh? Lui la sa a memoria, ce la facciamo o la leggiamo? Non è importante se la leggi, cioè non fa niente. Le leggiamola perché si è emozionato troppo. Allora, gentilmente. Sì, gentilmente. È normale. È normale questo. Un nonno per amico, tu che mi dici di amare, la tua saggezza per me sarà il mio unico tesoro, come lo scrigno del re. Mi hai insegnato a donare, mi dici di aiutare e gli aiuterò. E a chi ne avrà bisogno il mio sorriso a loro porterò. Il mio sorriso a loro porterò. Se aprirò le porte del cuore, non chiederò il perché. E se domani parlerò d'amore, questo lo devo a te. Guarda quanta felicità che adesso c'è in me. Sarà perché ho un nonno per amico, ho un nonno come te. Tu sei il mio vero amico, accanto a te mi sento sicuro. Tu sei il mio cammino. Tu sei il mio cammino, sarai sempre il mio futuro. Porterò i tuoi insegnamenti sempre nel mio cuore.
sei presente in ogni momento, ovunque vai porti gioia e amore. Adesso prendo le tue mani, le terrò strette e strette a me. Voglio che il mio domani, ovunque tu sia, sia sempre con te. Guarda quanta felicità che adesso c'è in me. Sarà perché ho un nonno per amico, un nonno come te. Bravo, Matteo. A sedere. Tieni, tieni, questa è tua. Allora, andiamo a cominciare. Abbiamo qui i personaggi. Quanti ne siete? 5, non 6, non sono in cerca di autori, perché gli autori sono loro, dovete sapere. Autori di canzoni, autori di testi, autori di spettacoli, autori di commedie, di tutto e di più. Ve li presento ad uno e poi cominciamo la nostra chiacchierata. Peppe Maiulli. Quell'altro, dalle loro parole si potrà capire, anche per chi non li conosce o non gli viene in mente chi possano essere, perché spesso la figura dell'autore rimane un po' nascosta. No, spesso, sempre. Sempre. Quindi chi non si espone, si mostra, non si sa. Allora, io vorrei iniziare questo bel duo qui alla mia sinistra. Allora, dovete sapere, questi due signori hanno firmato anche dei pezzi molto divertenti, carini, e non solo successi, diciamo, napoletani, ma anche di fama nazionale. E vogliamo dire qualche titolo? No. Non vogliamo dire niente? Ma come, non ce li può presentare? Vabbè, fa, ma a me non è la linea. Uno Lanzi, dici qualche titolo a me, tuo. A me scappa io, Vabbè, l'ultima Sì, la voce era funzionata meglio, ma anche la voce. Troppe sigarette, maestro, troppe sigarette. Anche la voce è un po'. Funziona, bene, bene. Diciamo, l'ultima produzione di Finizio, quasi tutta roba, tutte probabilmente, non lo so, che dici? Sì. Vabbè, Amore Amaro, C'è una cosa che non sai, Senza noi, Viene a trovare, insomma, l'ultima produzione Finizio è quasi tutta mia, tranne altri colleghi eminenti che hanno firmato altri pezzi. Ma, diciamo, ultimamente ho avuto delle belle soddisfazioni con Finizio. Poi vabbè, La vecchia mente cuore, che sapete tutti probabilmente, quella cantata da D'Angelo, non di D'Angelo, che questo è un equivoco, non va chiarito. Quindi Valentina Stella, insomma, Un posto al sole. Ho fatto un po' di roba, ma è inutile qua a fare il presepe della mia carriera, non serve a niente. Insieme all'altro maestro per invece, voi che cosa avete fondato? Poi con Beppe ci siamo divertiti una vita, io ci conosciamo da 50 anni più o meno. Perché possiamo anche finire, da 50 anni che ci sopportiamo l'un l'altro, siamo i capelli diversi, infatti. Sopportiamo. Lui è una persona impossibile, lasciamo stare. Però siamo insieme da 50 anni e ci divertiamo. Ci divertiamo, ci siamo divertiti a fondare i Gypsy Feet, che voi avrete sentito qualcuno. Scriviamo canzoni con qualche parolaccia ogni tanto, però funziona, quindi va bene così. Sì, è proprio per educare i bambini lo facciamo. Ah. Senti, Bruno, qualche titolo di Gypsy Feet, di canzone che facciamo dire al maestro Maiulli. Guarda. Maestro, io penso quando dicono maestro, perché
questo fatto a me papparì papparà. No, a me lascia che calor, Varcaturo, Carletto non si dice, ha preso anche parte lì al video. Questa è una delle ultime, poi ci sta, ce ne stanno parecchi, come Ernesto Affaria ci sta, sono allergiche e fraule, ci sta un bel po' di roba. Perché fra l'altro cosa. Sono proprio io personale, è proprio Ernesto Affaria. La cosa particolare che ci ha unito nel tempo è stato un autorato leggero, cioè pure scrivendo che abbiamo scritto pezzi anche. Strano, ma veri, che ogni tanto, cioè il lavo vero. Però diciamo che ci siamo divertiti evidentemente sulla nuova macchietta, il buon chi è il critico del mattino che mi scordo sempre? Vacalebre. Bontà sua ci ha definiti i nuovi Pisano Cioffi della realtà napoletana. Lui è sempre vabbè, come lasciamo stare, si è sbilanciato un po', benissimo, ci divertiamo così ogni tanto. Ma, io però vorrei dare scusa un attimo solo, vorrei dimostrare io volevo dimostrare che alle volte uno scrive anche delle cose dopo. Sì. Vabbè, non era importante andare. Abbiamo anche la poesia ogni tanto che abbiamo affrontato momenti poetici. Il momento di poesia lo faccio ascoltare io tra poco. C'è una canzone che nasce da una mia poesia e loro me l'hanno trasformata. Smerzata. È una bellissima canzone che ha partecipato al festival. Scritta insieme. Sì. Ensemble. E con questa canzone io ho partecipato al Festival di Napoli del 2019. Poi è venuta la pandemia. È stata buona, però io vorrei fare un video di questa canzone perché vabbè, dopo ve la faccio ascoltare. No, io volevo sapere. Non fa domande. In questo momento stiamo preparando una bella cosa. Questo ci dovete far sapere. C'è un programma televisivo che partirà fra non molto. Che diciamo proprio domani andiamo a fare l'ultimo incontro di produzione. Si chiama Abusivico 2B. Praticamente sappiamo dove si va, non sappiamo dove andrà, perché poi la produzione deciderà quale saranno. Momenti puntati di una striscia comica che andrà. Striscia comica, no? I prossimi. Chiamiamola striscione. Ci sarà Ciro Villano, l'anno scorso c'è stato Mister Right, perché questa è la seconda edizione. Pure quest'anno c'è. Insomma, siamo un bel po' di. Una bella brancata di fra di noi, è una via di mezzo fra la vecchia gente strana. Del resto noi solo gente strana ci facciamo, e se no non chiamo, e sarà una sorta di specie di quelli della notte, insomma, ognuno tra se dice a suoi. No, di giorno, quelle gli evasi da notte, gli evasi da giorno, come dicevo dottor. E sarà questa pletora di persone sdraiate, spalmate sul pavimento che diranno la loro, dove interverranno vari gruppi, fra i quali anche poi lui sarà il rompiglione, quello che te ne sembra Richard, diciamo il giudice, là che mamma mia è pesante, no? Che dirà la sua su tutto, chiaramente, e sarà molto sull'onda musicale. Se permetti vorrei rivelare una novità, perché è importante. Se sentite, no. Se sentite questa striscia, se seguite da qualche parte, ricordatevi che c'è un nuovo gruppo che nasce. E non si può dire ancora. No, perché no? E non è ancora, perché se non diventa ufficiale non si può dire. Vabbè, comunque, seguite questa striscia. È una sorpresa. Ricordate, Abusivi. Viene molto carina sta cosa, speriamo. Speranza, ma lei non ha pure uno spettacolo a breve? Sì, sì. E io mi vergognavo un po', non volevo parlare. Noi siamo qua per questo, perché riprendiamo il discorso da dove l'avevamo interrotto. Dobbiamo dire quello che allora, due minuti facciamo un discorso serio. C'è un grande autore qui, che è Don Iago, che sa benissimo, mi capirà subito. Noi scriviamo eminentemente, cioè per lo più per cantanti che canteranno quello che noi scriviamo. Quando noi scriviamo, almeno io scrivo, non scrivo per i cantanti, io scrivo, faccio una canzone, perché ho un'esigenza emozionale, personale, e poi dopo vediamo a chi la dobbiamo dare. Io non scrivo su ordinazione, nessun cantante scrive una canzone a me,
di solito non lo fanno, anche perché io mi rifiuto di seguire questa logica. La logica migliore per un autore è che un autore ha un momento di illuminazione, un momento particolare della sua vita, scrive una canzone, viene bene e poi la dà a qualcuno, tranne poi le collaborazioni fisse che sono come me e Finizio, che ci mettiamo al piano, io con un foglio di carta, lui al pianoforte, e nasce Amore Amaro, nascono altre canzoni. Quella è una collaborazione immediata, un laboratorio che si fa, però di solito non scriviamo su commissione. Però per noi autori, almeno a me capita così, non so se a Don Nianco capita la stessa cosa, di tanto in tanto capita che noi scriviamo delle cose che non possiamo dare a nessuno. Perché non appartiene alla mentalità di nessun cantante, perché non sono le furbate di mestiere, sono dolori veri, sono preoccupazioni vere, sono momenti di sofferenza autentici che non passano attraverso il concetto di commerciale. Non scriviamo per venderle, scriviamo perché abbiamo una necessità profonda, e queste canzoni, che molte volte sono anche molto belle, non ne potrebbero a nessuno, non c'è un solo cantante in Italia che le può cantare, e allora le mettiamo lì e stanno a deposito. Alla mia età, siccome io sto verso la fine, data l'età, perché io spero di vivere altri 50, 60 anni, ma la cosa è non fanno uno stronzo. Spero di vivere ancora un po', però diciamo sto verso la fine, come è logico, come è naturale, come è accettabile. Ho pensato che non è giusto che queste cose restano chiuse in un cassetto, almeno 4, 5, 6 di queste, insieme ad un mio collega che si chiama Peppe Cirillo, che scrive con la stessa mentalità. Ho detto, facciamo una cosa, facciamo uno spettacolo per noi, cioè per dire la verità. Non facciamo più commercio di canzoni, diciamo al pubblico chi siamo noi veramente. E quindi in un impeto di assoluta sincerità nasce uno spettacolo che si chiama L'amore è una cosa meravigliosa. E si parla di amore in almeno 15-16 ottiche diverse, sempre frutto di una visione intima, non commerciale, non puttana, dico io, no? Perché le canzoni sono un po' puttane, nel senso che si fanno per piacere a tutti, in questo senso. Le canzoni che abbiamo scritto io e Cirillo non sono state scritte per piacere a tutti, ma per scaricare un dolore o per dichiarare una visione nuova dell'amore diversa. Anche di gioia. E quindi nasce questo spettacolo che andrà all'auditorium del Vomero, a via Morgan, l'11 novembre, e si chiama L'amore appunto, è una cosa meravigliosa. Gli orchestrali sono di primo ordine, il direttore artistico è lo stesso che cura gli arrangiamenti di Finizio, Ettore Gatta. Siamo ai migliori livelli. E lì io e il mio collega, cioè Peppe Cirillo, facciamo una sorta di confessione. Non è più uno spettacolo per tutti, ma è uno spettacolo per chi vuole leggere l'anima di chi scrive. Allora, proprio volendo continuare questo messaggio che adesso ci lascia. Ah, ci sarà anche lui. Purtroppo per lui sì. Non ho capito perché qua. Ma ha invitato lui, non sa c'è niente. Abbiamo due. Si commettono certi errori. Molto, e poi si pagano cari. Questo è il problema. Allora, dicevo, nell'ottica di questo messaggio con cui ci lascia Bruno, ci lasciano Bruno e Peppe in questo momento del discorso, vi faccio ascoltare questa canzone. Che prima della canzone, però, volevo fare anche una nota su. Tu hai parlato di impegni prossimi, io una cosa volevo dire, sì. In sala c'è un amico, Salvatore Barbi, che è riuscito, lui solo,
tu sai bene che io sono il classico lupo solitario, cioè io me la canto, io me la sono al massimo con lui. Lui è riuscito a trascinarmi in due spettacoli. Io non faccio compagnia teatrale, sti cose, ma forse lo sai bene, no? Mi sfastidi, improvvisa. È una palla, è una palla. E lui invece è riuscito a catturarmi in due. Infatti ci sarà una rappresentazione di due situazioni. Una che è la replica che abbiamo già fatto, che fa "E ho detto tutto", che bisogna stare più quando sa. E quest'altra invece, quest'altra. Esatto, è quest'altra commedia che io quando mi fanno commedia, ma no, perché io fa tre prove, quello che sta scritto in copia. Infatti a me per assurdo è concesso di dire quello che sta nel copione per senso, non per quello che sta scritto. Mi è concesso, grazie molto gentile. Eppure in questa materia che siamo il ladro. Grazie. E comunque, grazie. Il lago e il mare. Lanza, aprile, Maiulli. Sono io, perché l'amore è tempo che si brucia, rinda chi stocchio non ci sta mai luce, ma io, il mare sono io, ti voglio bene non mi può bastare, ti voglio bene non vuol dire amare l'amore. L'amore è sede che ti fa soffrire, la lontananza che ti spacca cuore. Il mare, è una carezza che ti porta solo, uomo di lago sei e invece io sono. Adesso basta. Peppe Maiulli e Bruno Lanza. Allora, abbiamo qui un altro ospite illustre, un grazie. Autore di in tutti i campi, chi più ne ha più ne metta. Ottavio Buonomo. Era piccolino, però era più grosso. Sì, era molto chiaro. Va bene, dai. Allora, Ottavio, anche noi dobbiamo riprendere il discorso. Sì, il tuo discorso è bello lungo. Sì. Vabbè, ma non... A me devi fare una domanda, no? Voglio sapere da te, vogliamo da far sapere, riprendo? Da dove riprendi, perché so che è un bel da fare. Quest'anno sì, vabbè, io già ho cominciato l'anno scorso, perché durante l'emergenza sanitaria, io forse sono stato uno dei pochi che non si è mai fermato, in un modo o nell'altro ho cercato, quindi mi sono messo a studiare tanto, che è la base di... E poi ho cominciato a fare televisione, una web televisione sperimentata, che ancora non è partita come dico te, e chissà se partirà la web di Italia. No, però voglio parlare con tutti, perché tu resti qua. Non so, allora dopo c'è una cosa che si è andata per loro. Ah, ecco, ok. E
Poi quest'anno ho deciso di triplicare l'impegno. Non so chi me l'ha fatto fare, però si parte da ottobre con una prima assoluta, divertiamo a teatro, un film famosissimo che trovo qui nei fuori legge. Abbiamo chiesto i diritti dell'opera, rifacciamo a teatro questo straordinario film chiamato I fuori legge. Poi facciamo Miseria di Scarpetta, abbiamo avuto il permesso della famiglia di Eduardo per rifare Natale in casa Pupiello, così come è stato scritto da Eduardo, la prima edizione a tre atti, quindi senza modificare una virgola. E poi invece una cosa che però questa mi va di dirla, che invece è uno spettacolo molto carino in cui sto lavorando già da un po', che avremo molti ospiti, e sarà una commedia musicale chiamata Ottavio Vinti, perché quest'anno sono 20 anni mio malgrado di teatro. Allora, lui in fondo è giovanissimo. Sì. Non giovato forse. Che sei giovane. Che sei che è giovane. Però lo signora, se, quanti anni mi dà? Non di carcere. Francese. Però ha una carriera lunghissima. Lavora al comune, sta lavorando. No, ha iniziato che era proprio piccolino, aveva 5-6 anni. Presto, sì, però il teatro serio a 17-18 anni cominciato, quando poi ci siamo divertiti all'inizio a fare... Abbiamo fatto anche commedie musicali, siamo partiti da, diciamo, dalla più difficile, aggiungi un posto a tavola. E infatti poi Ottavio Vinti parte un po' ad aggiungi un posto a tavola. Che volevo fare questa commedia musicale che in realtà era un riassunto delle varie commedie musicali italiane. Io da bambino sempre innamorato di Carmine Giovannini, di quel tipo di teatro lì, e poi la carriera mi ha portato a lavorare con molti attori di Carmine Giovannini, cioè con Enrico Montesano, che abbiamo fatto tanti anni di teatro, di programmi radiofonici. Ho incontrato tanti che hanno lavorato abbraccio con Carmine Giovannini. Quest'anno mi sono detto: scrivo una commedia musicale dedicata a quel tipo di teatro lì. Il mese scorso venne a mancare anche Enzo Carinelli, no? Che ha 96 anni di vita e 80 anni di carriera, e quindi dedico a lui questa commedia musicale. E diciamolo che noi siamo stati con l'associazione Voci del Cuore, io avevo un coro di bambini, un gruppo di ragazzi. Lui insegnava recitazione, io canto, poi avevamo insegnante di danza, la salutiamo che è un'amica nostra, Daniela De Luca, sì, ah, sì. Sarebbe voluta venire, però evidentemente non ce l'ha fatta. No, dicevo, noi iniziamo all'epoca e fummo gli ultimi ad avere l'autorizzazione da Carinelli per mettere in scena Aggiungi un posto a tavola, col titolo proprio originale. Che non è una cosa da niente. Dopodiché non c'è stato più il permesso. No, è perché poi comunque questa nuova commedia musicale, poi ho avuto dei permessi per farla, insomma, che ho scritto con Filippo Rizzelli, che è il mio editore da 15 anni, il nostro editore musicale, a me anche teatrale, e quindi ho detto: ma tu che mi editi anche le commedie, scriviamo una cosa insieme. Lui ha messo dei testi suoi, dei testi miei, più dei successi. E poi ci sarà un omaggio a Enzo Carinelli, quindi è un riassunto di 20 anni di teatro attraverso queste grandi commedie musicali, ma tantissimi saranno gli ospiti, da Oscar Di Maio a Luca Sepe, ci sarà anche il maestro Ernesto Afforì, l'ha saputo stasera, perché sto facendo il cast in questo periodo. Anche perché questa quando sarà? Il 15 aprile. Dove? Ottavio, sto ancora parlando. Teatro Italia di Acerra, ci sarà Elena De Curtis, la nepote di Totò, anche perché io ho cominciato imitando Totò, e quindi sarà questo percorso, più un corpo di ballo, un'orchestra, più della alcune parti pre-registrate, studio delle basi con la direzione del maestro Ciro Genno, e questa la voglio dire, delle basi inedite mai utilizzate che abbiamo ripescato dai nastri, niente poco di meno che del maestro Armando Trovaioli. Wow. Sarò il primo a cantare sulle basi del Sistina di un'edizione di Ducantino. Quindi insomma c'ho questa, c'ho una bella, puro
Lula si chiama Lula, anche. E quindi farà questa commedia musicale. E tu dopo me li lasci un attimo. Mi dico, posso fare una cosa con loro dopo? Certo. Sì, no, perché io incontrai Enzo Garinei e nel libro che ho scritto ho raccontato anche questo incontro. E lui mi disse una cosa che, io, che negli anni mi è servita, soprattutto durante la pandemia, che mi disse: non ti buttare mai giù. Noi attori non dobbiamo mai arrenderci, perché siamo purtroppo una categoria bistrattata, molto un po' a rischio, si soffre e non dobbiamo mai far capire questa sofferenza al pubblico. E poi io chiesi un consiglio a Enzo Garinei: ma quando mi trovo a contatto con il pubblico e devo fare una cosa improvvisata, io all'epoca non c'avevo ancora il mio one man show, che poi sarebbe nato lì, e poi si caggia a fa. E lui mi disse: c'è una cosa che faceva Gino Bramieri, fai sempre quella, maestro, che lui faceva l'alpino, che è una cosa, cioè l'alpino, andai a ricercare questa, infatti c'è anche in Ottavio Vinti, l'alpino, e poi per anno non l'ho mai voluto fare, Andrea mi è testimone, cioè questa non fa ridere mai questa cosa. Una sera mi trovavo al Teatro dei Riuniti, a Umberti, di provincia di Perugia, e io praticamente ci sta un blackout, devo dire una cosa, uno spettacolo poco provato, non mi ricordo, dico, poi faccio l'alpino. Vado lì tutto esaurito, quindi magia, vado a fare stampino, il teatro, un boar, una risata, secondo me funziona. Perché però chissà se fa ridere a Napoli, perché sai Napoli. Allora è questo che adesso ci farai? Forse. Oh! Già ci faccio fare la sua. Bello! Allora quasi quasi io la faccio anche a Napoli. A Napoli, che il napoletano ride, ma il napoletano è una scuola, se va bene a Napoli va bene in tutta Italia. È una prima questa? È una prima? O l'hai fatto già? No, è, qualche volta l'ho usata, però è un usato garantito. Vabbè, però ok. No, hai detto a Napoli la prima volta? No, la terza, quarta volta che la faccio. Ah, ok, ok. Vabbè. Io ci provo però. Vediamo. Non mi serve un microfono. Certo che ti serve un microfono. Perché capito? No, perché è un pezzo serio, capito? Ah, a proposito volevo dire, Ottavio ha parlato di libri, del libro. Sì. Se volete, fuori c'è, mi hai portato anche il CD? Sì, brani. Vabbè, se qualcuno volesse, ci sono, c'è il libro di Ottavio, il CD, anche il mio libro, vabbè, questo è giusto per. Se volete, insomma, dice la bancarella. La bancarella. Si dice così, c'è anche il premio bancarella. Allora. Scusate le spalle. A te la scena, vai. Mettiti al centro perché... Sì. No, no, ecco, è la botola che... No, mette paura che si va con la chiave. Come... È tipo Jerry Scott. No, non impara. Ah, no, perché un'altra cosa bella è che sono caduto dal palco, tipo Massimo Ranieri ultimamente, da un palco così. Però, allora, l'alpino... Si sa che gli alpini fanno sempre canzoni allegre, no? Infatti questa è una canzone bella allegra per... La canzone si chiama O come sono allegro. E voi mi dovete fare da coro in questa cosa qui. Allora, però bisogna differenziare la platea in uomini e donne. Ci azzeccare Filippo, però. Gli uomini devono fare il classico richiamo alpino. Devono fare... Gli uomini... Sta cosa... uomini, no, non dovete dire uomini, uomini da fare, vabbè, io vi do, allora, faccio così e voi fate uomini, quando chiudo chiudete però, beh, è una cosa seria questa, mica sta a mancare, uomini, no, ma non è che anche lei lo deve fare, lei lo fa solo con la bocca. Sono io che perché fare le donne. Le donne fanno zazza. Zazza, zazzaro sta zazza. Oh, donne, allora quando faccio così, chi sta zazza? Sta zazza. E fa bene, non è che ci vuole. Donne. Aspetta, mamma. Vai, press. Con calma. Donne! Uffa, meglio ha creduto.
Uomini! No, però guarderei. Uomini! Donne! Allora, la canzone si chiama Come sono allegro. Si sa l'allegria degli alpini. Oh, come sono allegro! Erano gli uomini questi. Oh, come sono allegro! M'è morta l'amorosa. Mamma, non navi! Nonna, o Zazza, si fa la fine. Quando faccio o Zazza, fai Zazza, se no c'è un po' di promiscuità. La signora piange dalle risate. Anche noi alpini quando andiamo... M'è morta l'amorosa. Ne ha uno. La seccia amava rosa. Puoi navorare? È andata sotto un tram. Io sono ancora signorina. So. Secondo strada. Oh, come sono allegro. M'è morta anche la zia. L'è morta casa mia. Bevendo sei grappini. Come arrivano su quello zazzà? Eh? Lei? No, scusa. No, non è... Cosa c'è? State agguerriti, me ne sono accorto. Come diceva il filosofo Kant, a terza parte bella lì a San Dì. Oh, come sono allegro! Agguerritevi da sole. Maschi. M'è morta anche la cagna. Lei oggi ha freddo, c'ha fame. L'è morta con la rogna. Ma io sto qui a cantare. Brava! Mi voglio salutare però con una piccola cosa, se permettete un altro minuto rubo. Questa è la poesia che chiude anche il mio libro, che io chiudo anche i miei spettacoli, il mio one man show, che è dedicato un po' a chiunque faccia spettacolo. Avrei potuto raccontarvi la mia storia, mi avrebbe forse tradito la memoria, e se fosse entrata in gioco l'emozione, avrei stonato pure tutta una canzone. Non penso di essere qualcuno, soltanto il pubblico, il mio porto sicuro. Non so ballare, non ho mai imparato. Quando ci provai, giù a ridere il sipario. Certo, qualcuno la parolina me l'ha detta, ma la mia anima è così un po' distratta. Io non ci tengo, non ci ho mai tenuto, però parla sempre l'artista mantenuto. Certo, ho meritato le mie soddisfazioni da alcuni giornalisti, fior di paroloni. Di premi poi non me ne hanno dati tanti, ma per un fatto comico, paura dei potenti. Non so se sono stato, se sono bravo, prendevo il personaggio, mica ci pensavo. Ma quando ogni sera poi vengono persone, in camerino mi fanno credere di essere un attore. Grazie Otti, allora ti vedremo al Teatro Italia di Acerra. Sì, non solo, non solo. Questo su per Facebook, riguarda... portate un buon uomo e terra ricordate le pagine che insomma tutto ad aggiornarsi. Allora, adesso abbiamo un altro bel binomio, anche se sono
Diciamo che adesso vi presento insieme perché ci sono stati parecchi progetti che li hanno visti protagonisti appunto a coppia, diciamo così, un duo di autori, ma non solo, attore anche Gian Quirito e cantante anche, quindi cantautore. E allora appunto Gian Quirito e Giuseppe Donniato. Maestro Donniato, sembra ci sia un po' della fiamma olimpica, da dove viene un po' la mia carriera è un po' lunga perché come il maestro Pudovanza si parla di 53 anni di carriera, quindi ho incominciato come cantautore, quindi da giovanissimo ho registrato 4 LP, una volta si portavano gli LP come cantautore, intanto scrivevo per Mauro Caputo, Antonio Buonomo, Cinzia Oscar per fare soldi, sai bene come si faceva, per registrare poi le nostre cose. Poi a un certo punto della mia vita ho chiesto a mia moglie, avevo 2 figli, infatti ho un figlio di 51 anni, ho chiesto a mia moglie, dico voglio un'altra figlia, erano gli anni 90, dice tu vuoi troppe cose, dice tu vuoi un'altra figlia, poi vuoi fare il cantante, l'autore, dice, una così fa, dice tu vuoi un'altra figlia, non devi fare più il cantante perché lei non la voleva. Io dissi sì, va bene, presi il telefono, chiamai i miei amici, Nuccio Torta, l'aranciatore, dice senti ragazzi io non voglio fare niente più, intanto avevo scritto per Gigi Finizio, di Mello Tu, Carezze, per Franco Ricciardi, Se tu me la sa così, Se tu me la fra le nuvole, insomma avevo fatto un sacco di cose. Lasciai tutto così e adesso c'ho una figlia di 30 anni che si è sposata l'altro ieri. Intanto nel 2004-2005 mi incominciò a frullare nella testa qualcosa e presi una canzone che mi frullava per la testa, la feci sentire al maestro Dottore, dice questa è buona per Mimmo Tano, va bene che facciamo? Ed era a ballarmi questa canzone, a ballarmi questa canzone, a Vic Nero, un presidente dei Melotti, più di 30 canzoni per Mimmo Tano, ci siamo divertiti. E con Oscar Di Maio, insomma un sacco di cose. Poi ho conosciuto dei giovani, che è lui, giovani, che a me piace molto dedicarmi ai giovani, già da fare il Festival di Napoli con loro, tutti cantautori, bravi, tutti bravi, non sono bravi in cima. E quindi quest'anno mi sono presentato al Festival e sono andate 5 di loro, delle mie canzoni scritte anche da loro, in finale. E questo è stato grande successo per me. A prendere dei giovani e portarli alla ribalta, perché è facile dare la canzone a un cantante già fatta, chi le subito la porta al successo, qualunque cosa fa è un successo, però prendere dei giovani è una cosa difficilissima e il maestro lo sa. Adesso il mio pupillo è lui, Gian Quirito, che abbiamo fatto anche una canzone, che abbiamo preso una poesia di Maria e l'abbiamo stravolta nel testo. Io la voglio ringraziare, Cognato, perché mi ha fatto è stato un regalo per me. E lui un giorno mi chiama e mi dice, Maria, io ho letto questa canzone, questa poesia su Facebook, mi piace moltissimo, mi ha ispirato, posso fare una canzone? Dico... Giuseppe, vuoi fare la canzone per fare che io non sto... Era la pandemia pure durante, io non volevo fare più niente. No. Ma tu vuoi fare la canzone per farne cosa? Quella del cassetto. Sì, la sì, famosa sì. Canzone nel cassetto, che sarebbe rimasta nel cassetto. Dice, io dico in quel momento, ti dico sinceramente, guarda, io non ho ispirazione musicale, quindi tu vuoi fare il testo, ok, però chi ci mette la musica? Dice, non ti preoccupare, io tra i miei musicisti c'ho una persona che secondo me va bene per cui. Ed era lui, così mi ha fatto conoscere anche Gian Quirito, comunque è uscita fuori una canzone che alla fine Jenny l'ha fatta sua e quindi ha realizzato il video. Perché è bravissimo, quindi... Dopo ve la facciamo anche ascoltare e quindi lo voglio ringraziare, ecco, va bene. Ancora non faceva parte, cioè non faceva parte del libro, faceva parte del libro, ma nessuno sapeva di questo progetto. Quindi questa canzone è nata prima e non sapendo che poi sarebbe stata comunque
di accompagnamento al libro che io stavo per pubblicare, diciamo. Poi ho fatto Sanremo Canta Napoli, che ho vinto l'edizione 2019 con Francesca Ferrara, Sanremo Canta Napoli, con lui. Ieri siamo stati al Teatro Greco di Sessa Aurunca, sempre per Sanremo Canta Napoli. Voglio dire che io sono anche un musicista, e quindi anche io me la canto e me la suono, e come dice il maestro Lanza, la metto nel cassetto. E nel mio cassetto ci sono centinaia di canzoni musicati, lui lo sa, e che non li può avere nessuno, sono nel nostro cuore, sono per noi. E quando qualcuno mi chiede, dice, ma come si fa a scrivere una canzone? Come si fa? Si fa che ti svegli di notte, che non puoi dormire, perché ti brulla nella testa quei versi, ti devi alzare e devi scrivere, che stai facendo, stai guidando, ti devi fermare per scrivere, che sei in salumeria, ti viene quella cosa, ti giri da, ti scrivi sul braccio. Un canto che ho dato poi a Bocelli, è piaciuto a Bocelli, l'ha incisa, mi è nata nella circunvesuviana. Vedi? E l'ho scritta sul biglietto della circunvesuviana, la prima quartina, nei posti più invenzionati. Sì, 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 ovunque. E c'è un posto molto particolare dove si scrive. Sì, sì. Che è meglio non dire. Vabbè, no, io voglio dire una cosa che è particolare, che a me spesso mi capita sul water. L'ho scritto sulla carta igienica. Però, a me mi volevano portare dallo psicologo. No, è normale. Con i momenti di massimo sforzo. È uno sforzo creativo, si chiama. Signori, ma ve la racconto io la vera storia di Don Iago. Don Iago, io ho un sospetto, voi lo vedete adesso, e già, tu quanti anni hai adesso? 73. E se lo osservate, c'ha la memoria del bellissimo ragazzo, è un bell'uomo ancora adesso. Se voi fate un passo 30 anni indietro, lo immaginate a 35-40 anni, mi serve proprio un ficone, me lo ricordo io. Tenevi femmina così, tenevi femmina così. La storiella della moglie è finta, la verità è un'altra. La moglie a un certo punto ha detto, io, ma tu come vai? Tu ne hai andato più, ci ha fatto quieto, perché lui era molto molto corteggiato dalle belle donne, ecco perché. Buonasera a tutti, io sono onorato di essere nella storia della musica italiana, possiamo dire. Io gli farei un grandissimo applauso a tutti quanti, un applauso per loro più che altro. Scusatemi la voce, io vengo, ieri siamo stati all'anfiteatro romano di Sessa Aurunca e faceva un freddo esagerato. C'era un vento, tutti i cantanti ci siamo ridotti tutti quanti così, praticamente, poi ci siamo sentiti, quindi. Beh, io ho conosciuto Giuseppe Don Iago, quando ci siamo conosciuti un paio di anni fa, e devo dire una sola cosa, questa persona, lo dico pubblicamente perché io sono così, ha aumentato la mia consapevolezza artistica, veramente mi ha aiutato tantissimo a riprendere quello che avevo dentro e l'avevo lasciato lì in un dimenticatoio. Devo veramente ringraziarlo pubblicamente. È un bravissimo, lui scrive testi, io scrivo le musiche, faccio gli arrangiamenti e me la suono, me la canto e via dicendo. Io sono un cantautore, poi sono diventato autore. Come uno dei miei successi, va, tra virgolette, è stato L'ultimo emigrante, che canta Mario e Francesco Merola, che vincemmo al Festival di Napoli, perché ho lavorato con Enzo Campagnoli, Gaetano Campagnoli, che saluto, Mario Guida, e facemmo questa canzone e vincemmo il Festival di Napoli del 2001 dal grandissimo Mario Merola e Francesco Merola. Fu veramente un successo esagerato. Come autore poi ho scritto per tantissimi cantanti, però in pratica con l'età, non lo so, mi sono reso conto che avevo necessità di ricalcare il palcoscenico e di far sentire quello che io... Infatti mi viene in mente che
quando abbiamo fatto la prima canzone dell'anno scorso del Festival di Napoli, Stammure, noi la dovevamo dare a un altro. Allora lui mi fece capire, parlando, dice, ma perché la diamo a un altro? Dice, non posso... Che vuoi fare? Vuoi partecipare al Festival di Napoli? Dice sì, e di mano viene al Festival di Napoli. E partecipai con Rossella Lomelli, che saluto, le voglio un sacco di bene, bravissima, bravissima cantante. La canzone si chiama Stammore e facemmo il quarto posto, insomma, è stato quest'anno a San Nazaro, bellissimo, l'esperienza meravigliosa. E volevo dire a chi non fa musica di provare a suonare uno strumento, a scrivere poesie, a lasciarsi andare, perché c'è una voce dentro che ha necessità, ecco, di essere, di uscire, di urlare. E il mio consiglio è fare musica, fare arte, questo è quello che posso... Sì, voce e sentimenti, sì. Poi ho conosciuto Maria Aprile, che ringrazio infinitamente per tutte le cose, i progetti che stiamo facendo. Ne parliamo adesso dei progetti o dopo, Maria? Adesso? E vuoi iniziare tu a dirla questa cosa? No, no, due paroline. Ah, due paroline. Abbiamo aperto un'associazione che si chiama La Fly, che... Esatto, fare libera arte, vogliamo dirlo già questo, fare libera arte insieme, e appunto vabbè, faremo una pubblicità, non adesso, insomma tra un po', e abbiamo organizzato un festival molto, lo vogliamo dire sempre il fatto del festival? Quello dobbiamo dire, okay. La prima cosa. Ok, io chiedo perché poi giustamente... Di canzoni napoletane classiche per bambini. Ci dobbiamo lavorare ancora un po', ma stiamo lì. Si chiama Pulcinella in viaggio, dove il senso è che Pulcinella lo identifichiamo come l'icona, come un'icona della tradizione non napoletana soltanto, ma io la vedo come un'icona mondiale, nel senso che Pulcinella sta a significare il ritorno alle origini, alle proprie tradizioni. La nostra, diciamo, intenzione è quella di portare questo pensiero in giro, ma non solo per la Campania, ma in tutta Italia e poi dopo in tutta Europa e in tutto il mondo, dove Pulcinella va ad incontrarsi con i pupi della Sicilia sotto braccio e si incontrano le due tradizioni. Stessa cosa con Arlecchino, mi sembra a Torino, Arlecchino, non mi ricordo se... Bergamo, dove si vanno poi anche ad abbattere le barriere del razzismo, del classismo, e quindi di unire comunque le tradizioni e dire ai bergamaschi, dire guarda che sta venendo Pulcinella che è in viaggio, ti sta venendo a salutare, ti sta venendo a portare questa notizia dicendo tu vuoi risolvere il tuo futuro, torna alle tue tradizioni, cioè quindi comincia dal passato, questo è il senso della cosa, questo è quello che faremo. Il valore di questa idea, secondo me il valore primario, non è neanche nel senso dello spettacolo, il valore primario è che trasferire in un bambino il patrimonio della canzone napoletana, questo è il valore maggiore, perché se noi ci pensiamo fra 50-60 anni, dice Gerlo non sa più nessuno, perché i nostri figli con questi cazzi di telefonini dalla Madonna stanno dimenticando tutto, capito? Il telefono è diventato Dio, è diventato una sorta di Dio, i cellulari, le chat sostituiscono le parole, WhatsApp sta sostituendo l'amore, diciamo così. Allora, qualcuno che fa un'operazione del genere, questa è proprio la nostra intenzione, è una cosa importantissima, almeno qualche bambino, un certo numero di bambini ricorderanno, dice lui, ricorderanno Rondinella, non so. Anche per avere conoscenza della lingua italiana. Assolutamente. Questa cosa, le tradizioni, secondo me è una cosa più importante di come l'avete concepita. Cioè bisogna lavorarci molto. Sappiamo, e bisogna farla molto bene, perché è dura. Comunque nel nostro piccolo anche noi scriviamo poesie, vero? Siccome noi stiamo celebrando un poeta qui stasera, no? Abbiamo celebrato un poeta. Nel mio piccolo anche io non scrivo solo canzoni,
mi sono permesso il lusso di fare una piccola pubblicazione con tre poesie. Però andiamo al proscenio. No, no, rimaniamo. No, non mi piace. Questa là. Si mi sente un po'. Pure per fare finta di essere vivo, insomma. Ecco. Però il maestro qua. Volevo farvi dono di questa cosa. Sì. Ho scritto questo libro di poesie. Che sono... Tanto c'è. Ti metto a mezzo a Tizio. Allora, lui ha scritto. Cioè, praticamente quando. Cioè, posso, grazie. Che stai facendo? No, ridere. Non c'è niente da ridere. Cioè, c'è una volta tanto che facciamo una cosa seria, sì. Vabbè. Vabbè, facciamo così, senza. Senza nulla a pretendere, no? Certo. Andiamo avanti. Allora, qua abbiamo veramente un bate. Cioè, in certi momenti la sua purezza lirica. Non c'è purezza con la musica. Esatto, anche alla prosa. Anche la prosa ha la sua valenza. Perché tu guarda là e parla qua? Non lo dico. Cioè, dobbiamo scegliere un fronte. Facciamo finta che la non ci sta andare, cioè dopo tanto sei lo stesso. Quindi ho fatto questo libro. Esatto, sì. Strano. Questo è un libro più unico. La triade. La triade volevo dire. Anche. Un trittico. Una icona. Come si chiama questo libro, maestro? Versi versi. Come? Versi versi. Che sarebbe? Versi per me. Ah, beh, è il napoletano arcaico. Versi. Allora lei, maestro, ci reclamerà questa. Una sola. Perché? Perché una? Vediamo, vabbè, vediamo il pubblico come reagisce. Se nel caso. La poesia non passa. Se ci sarà la reazione, se ci sarà la reazione, lui. Io l'ho letto, guardate, veramente da freddo addosso, proprio che sotto i buono. Beh, se no lo viaggio. Eh no, io devo dire la mia sensazione che ho avuto nel leggere la prima volta, cioè c'è stata questa settimana. La ciliegia. Lei deve pensare perché non tutti conoscono il vernacolo. E tonna a cerasi. È rossa. La può accattare. Dopo il cattazzo. Tre. Vinte chiede. No. Come ti porta a casa? E a te e a penetrarsi quando ti dà mi catta di cerare se dice non è più niente. Sì. Grande maestro. No, momento. Dato che qualche ben pensante potete pensare che. No, qualche ben pensante potete pensare che è stata una combinazione questa. Questo affla, questo. Bisogna fare capire che invece c'è una reiterazione. No, facciamo la seconda, così la gente si rende conto che c'era realmente questo. Questa enfasi poetica. Dalla triade. La seconda opera si chiama. Le fragole. Come? Le fragole. Strawberry per gli inglesi presenti in sala. E torna prima, è rosso, non può accattare lui. No. È come la del libro. Ma come del libro, signore? Non può accattare lui, non può accattare. Vinde, vive? No! Come la del libro? E appena te la si spandita, ma è un profumo, ma è diceva lui, chi risponde? Sì. Che c'è stata una ovulazione anche a questo punto io direi di chiudere la triade il trittico anche e di enucleare questa è una bomba a mano l'ultimo piezzo mica è stato ripescato dalla pina 24 lingue queste siamo già alla terza ristampa eschimese compreso allora mantenete se voi dite a Sergio buono sotto no perché l'ultima è a botte è pesante la diciamo così mi sento e sa pure io perché ha una certa età insomma a pastiera
il maestro dalla frutta è passato al dolce direttamente, senza sapere. Un po' di... Perché questo è da concentrarsi. Basta. Prego. No, no, ma con una certa calma. E torna tu. È rossa. È una licenza poetica? È una pastiera di sinistra. Ah, va bene. A buffa. In piedi. A buffa. A buffa. E ride, ride. No, no. Come da porta a casa? No, dove cazzo ho dovuto da così? Ah, Allora, abbiamo già inquirito e ci fa ascoltare la canzone che è incriminata, quella che abbiamo accennato prima, dalla poesia del mio libro. E quindi, lo scambio del nulla, diciamo. Di Donniato, aprile, Quirito, addio amore. Hai lasciato che andassi via ancora, ancora, umiliato, confuso e perso. Sulla guancia un sorriso e la promessa di cambiare, ci avrei creduto e ci sarei cascato ancora. Addio amore, dolce compagna di notti di follie, travolto dal desiderio. Ci compagni
suoi silenzi non voleva andare via. Addio amore, dolce compagna di notti di follie, travolta dal desiderio più desiderato, dal sogno più sognato, e questo cuore nei suoi silenzi non voleva andare. Posso dire una cosa? Cioè, un momento, certo che me lo dici qualcosa. Non so se c'è mio marito in sala. No, no, io do la parola se te la dava. Capito? Ok. Allora, diciamo che ci sarebbe piaciuto anche far interagire voi, però i tempi sono questi, purtroppo sapete. Ci sono delle esigenze, abbiamo anche una videoripresa, comunque questa bella serata, questo bel evento, noi lo faremo girare sul web, su YouTube, insomma sui vari nostri canali di Maria Nunzia, il mio, magari anche di Jenny, certo. Se lo vuole caricare anche lui, su Facebook, su Instagram, insomma, Instagram no, un po' difficile, è troppo lungo, vabbè, comunque cercheremo di farlo girare in modo che potrete parlarne, lo farete vedere e speriamo vi sia piaciuto questo, diciamo, questo momento di condivisione, perché in effetti è nato così nel ricordo di una persona che amava tutto questo e così magari la prossima volta ci ritornerete con piacere e farete ritorno. Passate parola. Che si dice, se vi è piaciuto, ah beh, e dici se vi è piaciuto diffondere la voce, se non vi è piaciuto ragazzi, ecco. Prima di chiudere voglio dire una cosa, mi sono dimenticata io, abbiamo iniziato con una canzone sull'amicizia, è una canzone che è nata sui versi di Maria Nunzia tanto tempo fa. Lei aveva un sogno, vabbè, io l'ho aiutata a realizzarlo, quindi gli ho musicato e ho trasformato le sue poesie in testi e gliel'ho musicato e gliel'ho anche cantate. E quindi quella canzone che avete ascoltato prima è una canzone che nasce da una poesia di Maria Nunzia. Tutto questo perché al finale avremo un'altra canzone che nasce sempre da questo suo CD, nato appunto per se stessa, cioè lei l'ha realizzato per se stessa. Per una sua soddisfazione e useremo un'altra canzone della quale c'è un piccolo ritornello, alcune frasi di questo ritornello io le ho fatte scrivere sulla cartolina che voi avete trovato sulle sedie, così dopo potrete cantarla insieme a voi, farete anche le altre, magari la prossima volta scriveremo l'altro pezzetto e la terza volta il terzo pezzetto, così dovete venire ogni volta perché dovete scoprire, poi dovete cantare anche voi. Allora, prima di ringraziare di nuovo tutti gli sponsor, eccetera, Maria Nunzia, parla. Vuoi il microfono? Non c'è un po' stato. Allora, buonasera. Comunque volevo dire una cosa. Stasera sono felice per qualcosa che abbiamo realizzato. Con gli ospiti li ringrazio tutti e poi volevo il mio segreto, che oggi è l'anniversario di matrimonio. Non è un segreto perché su Facebook mi conoscete in tanti e mi seguite, mi fa piacere, mi seguite con grande cuore. Allora io poco fa ho scritto quattro paroline, non stavo sul water però, stavo qua. E li vorrei dedicare come ogni anno li dedico al mio amore. È soltanto anni che ci supportiamo, ma sarà pure bene, che ci vogliamo sempre.
e che le ci contraddistingue sono che rispetto. Rispetto e valore, che stanno sempre là, per dimostrare l'eterno amore. Chi le stregna, chi si due cuore, i nostri, che palpitano ancora e ci fanno vivere sane emozioni. Grazie a te, che mi hai fatto conoscere il vero amore. Grazie, Donino. Vanno prima di tutto a questo parterre di ospiti eccezionali. Ci hanno fatto conoscere un po' di loro stessi come persone, non tanto come personaggi, ma come persone. Poi un ringraziamento a Pasquale Sannino che ci ospita questa meravigliosa struttura. La famiglia di Massenzio, benvenuta. Allora voglio ringraziare Maria Nunzia, perché per lei l'anima di questo evento. E ringrazio il video operatore Sergio Tramma, l'assistente alla regia che è capitato per caso Andrea Di Nardo, non scopriamo troppi altarini, ma un ringraziamento speciale, fatemi leggere di nuovo gli sponsor e poi concludiamo. Napoli senza glutine, via Giglio Velotti 85 barra, la dispensa del celiaco, corso Umberto I 179 Marano di Napoli, Botanic Plants, via Tavernella Masseria Totaro, Cercola, pasticceria Benedetto, corso Riccardi 327, Cercola. Il mio ringraziamento personale a Massenzio Caravita. Io la settimana scorsa io ho avuto un incidente bruttissimo stradale, forse non dovevo stare qui e invece ci sono. Allora sono sicura di avere i miei angeli speciali, mia mamma, mio padre, sono sicura, come tutti quanti noi, ognuno di noi ha il suo angelo. I miei angeli speciali sicuramente mi hanno protetta, però non so perché, ma io penso che una manina di aiuto e di sostegno ce l'abbia messa anche Massenzio. Grazie a tutti voi che siete intervenuti e prendete questa cartolina. La canzone si intitola Bonariamente. A questo ritornello simpaticissimo e ce la cantiamo come saluto. Vai Andrea, fa la parte. Chiamami c'è conoscente e vuo bene veramente e non ci grire rinda gente, ma i voti male ti siente per st'ignoranza che non si allenta e si allarga rinda mente proprio da sa ignorantemente. Scrivimi sempre, scrivimi che mi pienso, scrivimi mezza all'onna, scrivimi rinde suona, scrivimi in coppa montagna, scrivimi pure una lagna, scrivimi rindo viente, scrivimi che mi sente, scrivimi che si contenta, scrivimi allenamento, scrivimi che mi appartiene, scrivimi che mi vuol bene, ma raccomanda non ti scordare. Scrivimi sempre.
io bonariamente un cura porto per tramento, pensando onestamente che a cagna ne coso veramente, si ci credo fermamente, sarà che sono malatemente, e che fai una cosa e niente, tanto è sempre ignorantemente. Scrivomi sempre, scrivomi gamba pienza, scrivomi miezza lonna, scrivomi rinde suona, scrivomi in coppa montagna, scrivomi pure una lagna, scrivomi rindo vienta, scrivomi gamba sienta, scrivomi casa contenta, scrivomi alleramenta, scrivomi gamba appartiene, scrivomi gamba vuol bene. E capito? Ta vista scurda. Scrivomi, scrivomi sempre. La 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 la.